buonasera, sono Walter Villadei, sono tenente colonnello dell'aeronautica militare, sono ingegnere aerospaziale e sono anche un cosmonauta. Addestrato in Russia dal 2011, un percorso avviato all'interno dell'aeronautica militare che guarda allo spazio e all'aerospazio come un ambiente nel quale normalmente proiettarsi. Questa sera siamo all'aeroporto di Linate, concerto alla Luna, ricordiamo a distanza di 50 anni il primo sbarco dell'uomo sulla superficie della Luna, un traguardo straordinario che ha coronato dopo decenni e dopo secoli di sogno questa aspirazione dell'uomo a volare più lontano. Solamente 12 uomini sono atterrati sulla superficie della Luna dal 69 al 72, in qualche modo ci stiamo riavvicinando alla Luna, programmi di cooperazione internazionale porteranno nuovi astronauti nei prossimi anni sulla superficie del nostro satellite. In tutto questo l'aeronautica militare guarda con interesse all'apertura di questo inviluppo che porterà l'aeronautica a volare sempre più in alto in questa dimensione che chiamiamo aerospazio. Normalmente i programmi per una missione spaziale vengono definiti nel momento in cui si ha l'assegnazione ad un volo. Io sono in addestramento pronto, qualificato per essere assegnato ad un volo, cosa che auspico possa accadere non troppo in là, abbastanza breve. Ovviamente l'auspicio è quello che l'aeronautica militare come parte del paese possa essere una istituzione che favorisce l'aggregazione di enti di ricerca, di industrie. In realtà andiamo nello spazio non perché agli astronauti piaccia volare, ma andiamo nello spazio perché è un ambiente unico e straordinario in cui provare tecnologie e fare ricerca scientifica. Gli astronauti esistono perché sono espressione di un sistema come il paese Italia che ha creduto e investito nell'arco degli anni in questo settore. L'Italia è un paese straordinario, ha realizzato il 40% della stazione spaziale internazionale, quindi l'obiettivo è continuare anche nei prossimi anni a mantenere una presenza italiana del nostro paese significativa e l'aeronautica militare contribuirà a questo. Stasera siamo qua in questa splendida location grazie all'aeronautica militare che ci ospita in questa cornice meravigliosa. Una serata di luna piena e siamo qua tutti insieme a festeggiare il cinquantenario dal primo passo sulla Luna. Ma in realtà siamo qui a festeggiare anche la Fondazione Francesca Rava che in questa splendida serata di raccolta fondi vuole aiutare i bambini colpiti dal terremoto di Pieve Torina nel 2016. È una serata piena di ospiti grazie all'aeronautica, al cosmonauta Villadei, a tutti questi artisti che hanno messo la loro voce e la loro arte a disposizione dei bambini di Pieve Torina. Aiutate la Fondazione Francesca Rava perché ha sempre bisogno di aiuto per realizzare tutte le opere nel mondo e in Italia. E in questo momento è impegnata con la costruzione del centro civico, centro sportivo di Pieve Torina, un comune di Macerata, in provincia di Macerata, che è stato colpito dal terremoto e ha il 90% degli edifici ancora inagibili. Aiutateci perché abbiamo bisogno di tutti voi per realizzare questi sogni. Dunque, Bentley nasce nel 1919 per volere del suo fondatore, Walter Owen Bentley, un ingegnere che ha lavorato in officine meccaniche costruendo motori in alluminio per l'aeronautica. Grande appassionato di motori, grande appassionato di gare automobilistiche e di auto, decide di fondare la sua società e crea la prima Trelitu, un motore a quattro cilindri, che viene collaudato nel 1920. 1922 la prima gara, la 500 miglia di Indianapolis, dove si classifica Bentley al 14° posto. 1923 la prima gara Le Mans, quarto posto, e poi fortunatamente arrivano le vittorie 1924, 1927, 28, 29, 30 fino al 2003. 2003 è un anno importantissimo perché dopo alcune vicissitudini di Bentley, che è stata acquisita da Rolls-Royce nel 1931 e per 70 anni è stato il marchio inferiore rispetto a Rolls-Royce, fortunatamente grazie a un momento di crisi di Rolls viene venduta al gruppo Volkswagen. Ecco una seconda possibilità per Bentley per riscattarsi.
Nel 2002 c'è un grosso progetto, la macchina è una Continental GT, nasce nel 2003, che è la macchina ancora oggi più venduta di tutta la gamma Bentley. Oggi Bentley produce circa 15.000 autovetture l'anno. 2019 festeggiamo il centenario, quindi siamo qui questa sera insieme a Aeronautica Militare e alla Fondazione Rava per celebrare il 50° dello sbarco sulla Luna e il centenario di Bentley.